Ciao a tutte bellissime, allora eccoci qua con un nuovo video. Questo video sarà dedicato alle idee per i regali di Natale 2017, quindi volevo subito comunque esporvi un pochettino le mie idee per i regali di Natale e volevo anche parlarvi di questa collaborazione che ho fatto con la marca Shein. Allora, ho ordinato questi due pezzi, questi due prodotti, praticamente questa magliettina qua che come vedete davanti è fatta così. È troppo carina, poi mi è piaciuto tantissimo comunque il tessuto e poi ha questa parte comunque aperta che si sta usando tantissimo sia l'anno scorso che quest'anno e mi piaceva da matti il colore perché è uno dei miei colori preferiti. E poi il pezzo forte per me è stato questo. Mi ha ricordato tantissimo, ma tantissimo, Nancy Wheeler in Stranger Things, che è un personaggio comunque che a me piace molto. Non so se conoscete la serie TV Stranger Things, perché a Netflix io lo sono riuscita a guardarla in streaming. E questo è un giubbotto, secondo me, che è molto anni 80. Ma a me è piaciuto tantissimo, cioè, guardate. Boh, mi piace molto, l'ho già utilizzato comunque, carinissimo, è fatto bene, non costa neanche tantissimo, vi mando direttamente il link qua sul box informazioni, è veramente carinissimo. Vi mando magari anche qualche foto da qualche parte così vedete un pochettino come ci sta anche con gli abbinamenti che ho fatto io l'ultima volta. Quindi ho preso questo e poi questa magliettina qua. La magliettina è troppo bellina lo stesso. Praticamente l'unica cosa che ho notato è che ha le maniche un pochettino corte, però per il resto è leggerina, proprio in cotone cotone, messa con un cardigan, con un maglioncino, ci sta benissimo. Quindi volevo assolutamente parlarvi della mia collaborazione e volevo dirvi che dal 22 di novembre al 22 di dicembre c'è il 15% di sconto, c'è il Black Friday. Usando questo codice qua che vi mando direttamente qua sotto, ve lo lascio anche direttamente nel box informazioni, riceverete appunto il 15% di sconto. La spedizione è gratuita e ci sono tante offerte per regali e tante offerte in generale su questo sito. Quindi se volete direttamente controllare, veramente ci sono delle cose carinissime. Io ho comprato comunque anche altre cose, non so se avete visto comunque gli altri miei video, ho comprato questo maglioncino qua che è troppo bellino, poi anche il colore è uno dei miei colori preferiti, super super caldo. Poi ho preso quest'altro maglione, lo stesso, che è di questo colore bello rosa e dietro c'è questo particolare qui. Ma veramente carinissimo. Quindi dal 22 di novembre al 22 di dicembre c'è il 15% di sconto Black Friday. Adesso iniziamo con le idee per i regali di Natale 2017. Allora, c'è stato un periodo di sconti, diciamo di 3 giorni alla Sephora, del 20% di sconto. C'è stato qualcosa come il 17, il 18 e il 19. E del 20% di sconto e io ovviamente ho fatto un po' di acquisti in 2 giorni diversi perché dovete sapere che in questo periodo mi sto proprio fissando tantissimo con le marche della Sephora, mi sta piacendo tantissimo appunto la Urban Decay, poi la Zoeva, ero lì lì per prendermi anche della Huda Beauty, non so come si pronuncia, è bellissimo, però alla fine non mi sono lasciata tentare perché comunque avendo già la Naked i colori che utilizzo comunque sono quelli, quindi alla fine, a meno che comunque non lo prendo come regalo natalizio, non avevo intenzione di prenderla. Però ho fatto degli acquisti. Questi acquisti qua sono molto carini come idee regalo di Natale e anche per quello comunque che li ho presi per farveli vedere un pochettino perché per chi ha un budget comunque abbastanza non troppo ampio, poi dipende dai regali di Natale, cioè magari che volete fare dei regali di Natale a qualche conoscente, quindi che conoscete relativamente da poco, quindi va bene un pensierino anche, oppure magari alla migliore amica, quindi state lì a spendere un po' di più e soprattutto a concentrarvi di più sul regalo. Allora, io ho preso la primissima cosa con la bustina piccolina, le due maschere, perché era il mio compleanno e quindi mi hanno regalato le due maschere che non ho ancora aperto, ma penso che sia un'alta verde, se non ricordo male. Sì, allora le apriamo adesso assieme. Sì, una alta verde che è una maschera per occhi e l'altra che ha Lotus ed è una maschera per il viso. Io adoro le maschere della Sephora, le ho già comprate, ho comprato anche la maschera piedi, la maschera normale comunque per il viso e la maschera direttamente per il contorno occhi che avevo fatto usare a mamma e si era trovata benissimo. Quindi comunque le maschere della Sephora, c'è anche la confezione che mi pare che costi qualcosa come 19,90 € con tutte le maschere che ci sono della Sephora. Quindi quello sarebbe un bellissimo regalo per le persone comunque che sono un po' fissate, comunque gli piace molto usare le maschere per il viso. A me per esempio ci sarebbe un regalo super azzeccato perché a me piacciono tantissimo e come prezzi comunque andiamo sui 19,90 quindi è abbastanza contenuto. Io poi ho preso
questo prodotto qui, guardate, che è un prodotto secondo me carinissimo. Aspettate che faccio vedere bene. È un prodotto secondo me carinissimo. Allora, è un prodotto dell'Estée Lauder. Aspettate che ve lo faccio. Ok. Allora, è un prodotto dell'Estée Lauder. Io all'inizio mi sono innamorata un pochettino della confezione, perché le confezioni piccole personalmente a me piacciono tantissimo. Quindi alla fine ho deciso comunque di prenderla. Il prezzo era di 15 euro e l'ho preso alla fine a 12 euro col 20% di sconto. All'interno, adesso lo apriamo assieme, ci sono dei prodotti, quindi questo verrebbe praticamente sui 15 euro normalmente. Ci sono dei prodotti molto sfiziosi, che a chi piacciono comunque le cose piccoline da borsetta, e per chi comunque non ha, magari viaggia molto oppure tipo lavora tanto e quindi non ha il tempo comunque di tornare sempre a casa per rifarsi il trucco e deve riuscire la sera. Comunque, per chi piacciono anche i prodotti piccoli, i prodotti sono esattamente questi qua. Sono piccolini, sono tre, ve li faccio vedere uno per uno adesso. Allora, il primissimo colore, cioè il primissimo prodotto che ho visto era questo qui. Guardate com'è piccolo, è un rossetto piccolino. Però secondo me, per il prezzo e per la marca, è molto buono. Il colore è questo, quindi praticamente è un colore sul rosa. Se riuscite a vederlo bene, ma penso di sì. È il colore numero 420, Rebellious Rose si chiama. È secondo me un colore assolutamente da tutti i giorni, quindi che potete utilizzare tutti i giorni. Poi c'è questo mascara qua, che è lo stesso, è abbastanza piccolino, proprio mascara da borsetta. Io l'ho aperto anche ed ha anche un bellissimo scovolino, secondo me. È abbastanza grande, quindi anche questo qui è assolutamente da provare. Mascara, poi mi serviva comunque un mascara piccolo, e poi ho anche questo all'interno, praticamente è un siero notte. Io l'ho già utilizzato perché mi è stato messo, diciamo, nella confezione con cui ho collaborato con loro tramite Octoly, e c'è il campioncino, quindi io, avendo comunque, essendo mi piaciuto molto il campioncino, ho deciso di prendere anche questo, che anche la confezione è più grande, questa qui, ci sono 7 ml, e mi piace molto anche la modalità comunque, che è un siero che devo mettere direttamente sul viso. E assolutamente anche questo mi è piaciuto molto. Quindi come regalo comunque di Natale, secondo me è molto sarebbe molto carino, soprattutto perché magari appunto usa molto i prodotti da borsetta, usa le borsette piccoline, perché qui è tutto tascabile, quindi un regalo azzeccato. Poi allora, io ieri lo stesso ho preso questo set dalla Sephora, questo set di pennelli, lo stesso, anche questo veniva a 19,99 o 19 euro, aspettate che ve lo faccio vedere bene, sì sì, che l'ho messo zoom, e praticamente ci sono quasi tutti i pennelli qua, per sfumature e per applicare l'ombretto, sono 4, io assolutamente mi sono, è proprio lo set per lo smokey eye, è carino perché comunque ha anche la borsettina, questa borsettina sicuramente la utilizzerò per viaggiare, perché è una borsettina abbastanza piccolina, però allo stesso tempo ci può stare il tutto, il necessario per da portare in viaggio. Le avevo già provati direttamente lì i pennellini, anche questo secondo me è un bel regalo di Natale. Qui lo stesso, magari 19 euro col 20%, non so quanti euro siano in meno, perché purtroppo sono una frana in matematica, purtroppo, quindi alla fine non vi saprei dire se quanto andate a risparmiare con il 20%, se c'è adesso o comunque se c'è anche più avanti. Comunque in ogni caso, secondo me queste cose sono troppo carine della Sephora, sono molto sfiziose. Poi dalla Sephora mi hanno regalato anche una borsa, volevo assolutamente farvela vedere, perché tipo se spendete sui 65 euro vi regalavano anche la borsa direttamente di Sephora, che è questa qui. È molto carina, secondo me può essere anche una borsa carina per uscire, perché alla fine ci sta un po' di tutto, è morbida, quindi è in tessuto, si può uscire anche per anche questo periodo, comunque anche per l'estate, secondo me è molto carina, c'è scritto Sephora giù. Molto bellina, sa molto di shopping bag proprio. Poi ho preso questa spugnetta, tipo la Beauty Blender, e di questa proprio ne avevo bisogno. Costano 8 euro lì, quindi più o meno, anche questa secondo me è un carinissimo regalo di Natale, se è per chi comunque sapete che le usa le Beauty Blender, perché una in più non fa mai male, insomma. Dopo un po' io le ho avute, dopo un paio di mesi comunque vanno cambiate, anche se le andate lì comunque a lavare vanno cambiate. Quindi io ho preso questa qui, viene 8 euro, io l'ho pagata sicuramente qualche centesimo in meno, perché appunto
c'era il 20%. Comunque mi ero già trovata molto bene con questa e l'ho ricomprata, ve la faccio vedere anche bene. Eccola qui, molto molto carina anche questa. E poi fortunatamente mi hanno dato un sacco di campioncini. Allora, se comprate dal sito vi danno un sacco di campioncini e li scegliete voi. Invece mi è capitato molto spesso in negozio che non mi dessero campioncini. Infatti anche la borsa l'ho dovuta richiedere io, perché comunque sul momento non me l'hanno data. C'era proprio il cartellino là davanti, c'era la scritta proprio ogni 65 euro. Io comunque avevo speso di più perché ho preso anche un altro regalo di Natale a mamma. Quindi comunque mi hanno dato un sacco di campioncini. Mi hanno dato il campioncino Versace, Cartier, quindi anche questi secondo me sono troppo bellini. Comunque se dovete fare qualche spesa anche da Sephora, comprate dei regali, dare anche comunque anche i campioncini alle persone a cui date i regali, è molto carina come cosa. A me personalmente i campioncini piacciono sempre tantissimo, quindi se mi regalano campioncini sono contenta, insomma, anche assieme al regalo di Natale. Poi ho comprato, giusto per darvi un'idea, ho comprato anche quest'altro prodotto qui della Revolution. Questo invece l'ho preso da OVS, ovviamente, che vende la marca Revolution, che è praticamente un prodotto che serve per base per il trucco. È una base che si mette all'inizio proprio, prima di mettere tutto, dopo la crema, prima di mettere fondotinta e altro, si mette questa base qua. E poi dopo, successivamente, alla fine l'altra base è poi quella fissante. Questa invece praticamente è acqua priming base. Quindi questa qui serve lo stesso per, c'è scritto proprio base per trucco ultra leggero, e poi dice come utilizzarla. Questa per me è la prima volta che la utilizzo, infatti volevo sapere se magari l'avevate già utilizzata anche voi, per sapere un pochettino come vi siete trovati, perché sono super super curiosa. Quindi oltre comunque alla Sephora, che praticamente l'ho pubblicizzata in tutte le lingue in questi 15 minuti, non so quanto durerà questo video delle idee per i regali di Natale, io consiglio molto anche di regalare comunque cose abbastanza utili, nel senso che alla fine il Natale sì, ogni anno si regala qualcosa magari che una persona sta desiderando, perché alla fine a Natale soprattutto si chiede quello che magari non si può prendere o non si può avere durante tutto l'anno, soprattutto per quanto riguarda le vostre amiche, per quanto riguarda i fidanzati e i familiari. Sicuramente andrete magari a chiedere un po' cosa vorresti come regalo di Natale, e magari molte persone dicono: ah, non lo so, ma fai tu. E quindi è bello comunque anche un pochettino indagare. Io l'ho ripetuto un sacco di volte nei miei video, però è molto bello anche magari quando ce lo trovo molto bello, lo trovo molto utile quando magari esco con qualche amica o comunque con qualche familiare, chiedere o direttamente vedere un pochettino, magari quando andiamo, non lo so, in profumeria o prendere qualsiasi cosa in gioielleria, mi dice comunque un po' i suoi gusti, e quindi io sto attenta a vedere che cosa può piacere a questa persona. Io poi sono una di quelle persone che compra i regali di Natale molto in anticipo, cioè io quando magari vedo qualcosa che può piacere a qualcuno che conosco, la prendo al volo, così so direttamente comunque che ce l'ho questa cosa, che sia qualcosa di utile o qualcosa che semplicemente mi dice che, ne so, a me piacciono determinate cose, a me piace un determinato oggetto, so già comunque che andrò lì a comprare qualcosa che gli può piacere. Quindi questa è una cosa a cui io tengo tanto. A me solitamente in genere piace fare regali, proprio mi piace molto. Magari ci sono invece altre ragazze a cui non piace fare regali, però a me personalmente mi piace tanto. Però per quanto riguarda i regali per le amiche, sì, vado al risparmio, però alla fine compro anche qualcosa che sicuramente è una cosa che, se la vedono, o comunque se la vedono pensano a me, o comunque se la vedono dicono: cavolo, questo mi serve, oppure cavolo, questo mi piace, è una cosa comunque che userei, e non una cosa comprata così, insomma. Quindi ciascuna cosa secondo me è personalizzata, almeno per quanto riguarda le amiche. Io la maggior parte delle volte per i regali mi scimpro, cioè nel senso mi scervello nella testa, soprattutto per quanto riguarda le amiche durante tutto l'anno, quindi non solamente periodo natalizio. Però devo dire che quest'anno sono messa molto bene per quanto riguarda i regali per le amiche. E qualche altro consiglio che vi posso dare è anche tramite internet io ho comprato molte cose per le amiche, lo posso dire tranquillamente, tramite anche AliExpress. Le ho ordinate, ve lo dico, anche ad agosto, ma almeno so che mi sono arrivate, so che sono lì e non devo, diciamo, imparanoiarmi troppo per comprare i regali di Natale, perché alla fine li ho
acquistati, cioè un paio di regali sono acquistati lì e so comunque che piaceranno, ne sono sicura al 100% e sono contenta comunque che non ho speso tantissimo, però alla fine faccio felice quella persona. Quindi una cosa che vi posso consigliare è sì, AliExpress adesso purtroppo se lo ordinate ora vi arrivano sicuramente a fine gennaio o anche febbraio, purtroppo ci mettono un bel po' ad arrivare, però per quanto riguarda Amazon io ho comprato tantissime cose che solitamente non si riescono a trovare anche qui. Io abitando a Cagliari sì, molte cose riesco a trovarle, ma altre non ci sono esattamente come le voglio, o comunque non c'è magari quell'offerta che è abbastanza conveniente. E soprattutto adesso c'è anche Amazon Prime. Io ho assolutamente da un paio d'anni Amazon Prime e mi ci trovo molto bene. Per dirvi, io compro anche libri là, cioè soprattutto i libri che costano comunque di meno, che non riuscite a trovare in libreria. Da me c'è mio padre che è fissato proprio con i libri, legge tantissimo. Quindi ci sono alcuni libri che sicuramente non li può trovare in libreria perché magari escono, non sono ancora usciti, o la data d'uscita comunque è sballata rispetto all'online. Glieli ho comprati lì, cioè non ci sono problemi dal punto di vista della spesa di spedizione, la roba arriva subito, la roba arriva anche prima rispetto a come comunque viene detto, perché molto spesso mi è capitato. Quindi io sono pro assolutamente comprare in internet, pro Amazon. Se volete io vi consiglio anche comunque per i regali di Natale di guardare questo sito della Shein, perché c'è veramente roba troppo bellina, e anche per quanto riguarda gli accessori, e andate a spendere sicuramente di meno. Poi adesso che vi ho lasciato anche il codice sconto, andate a spendere anche il 15% in meno, che se magari prendete un po' di cose anche per voi e per i vostri amici e per la vostra famiglia, comunque risparmierà abbastanza anche il 15%, notato soprattutto questo. E poi volevo assolutamente consigliarvi come regali di Natale anche le palette, che stanno andando tantissimo in questo periodo. Questi consigli sono prevalentemente per ragazze comunque che se lo possono permettere, o comunque per ragazzi che vogliono fare il regalo alle fidanzate, perché sicuramente andrete a fare centro, diciamo, prendendo queste cose. La prima che vi faccio vedere è la Naked It, e per chi non ha visto ancora il mio video tutorial vi lascio direttamente il link qua sulla destra o sinistra, non mi ricordo, comunque una delle due, vedete direttamente qua sopra. E questa è una palette veramente bella. Questa è una palette che sicuramente piacerà quasi tutte le ragazze a cui piacciono i colori caldi. A me piacciono tantissimo i colori caldi, ve la faccio rivedere per l'ennesima volta, proprio una bellissima palette. Sì, costa un bel po', perché il prezzo listino comunque anche della Sephora è 51 euro. Però se magari lo prendete online, non so se riuscite a risparmiare, o se avete comunque un buono sconto alla Sephora o da qualche altra parte dove lo vendono, comunque riuscite magari a risparmiare qualcosina. Questo è un bellissimo regalo di Natale, assolutamente, ve lo dico, perché comunque è una palette molto valida, provata e provata. Un'altra palette molto carina è questa qui della Zoeva, viene di meno, viene un bel po' di meno, viene 22 euro. C'è anche un'altra variante adesso che viene 21,90, quindi più o meno allo stesso tanto, che è questa qui. Io lo stesso consiglio tantissimo questa palette, soprattutto per le persone a cui piacciono i colori matte, quindi non colori shimmer. Questi sono tutti colori bellissimi, provati, validissimi. La palette è molto leggera, soprattutto tascabile, maneggevole, e il prezzo è buonissimo. Questo è veramente un rapporto qualità-prezzo ottimo, e con 20 euro ve la cavate con un bellissimo acquisto, un bellissimo regalo che sicuramente sarà apprezzato comunque a persone che usano questi tipi di colori. È uscita anche l'altra palette della Zoeva, l'altra colori diversi, però quasi tutti shimmer, e sono lo stesso molto belli, quindi anche quelli comunque lo consiglio come regalo. Alla fine andate a spendere sui 20 euro. Io non so quanto voi comunque vogliate spendere per un regalo di Natale, dipende anche da chi lo dovete fare, scusate, però secondo me sui 20 euro comunque un buonissimo prezzo per un regalo di Natale, soprattutto per quanto riguarda l'amica, per quanto riguarda anche una fidanzata, per quanto riguarda anche un familiare, perché no, una mamma, una zia magari, che sapete comunque che si sanno truccare, che si truccano spesso, per quanto riguarda soprattutto i matte, i colori matte. Poi per quanto riguarda invece i ragazzi, io consiglio tantissimo comunque di guardare anche online, di stare molto 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 attenti a quello che potrebbe piacere comunque, perché alla fine anche i ragazzi sono tutti diversi. C'è magari a chi piacciono molto i videogiochi, c'è a chi piacciono invece più le cose tecnologiche, c'è invece a cui piacciono più magari le cose che può essere anche un abbonamento, per esempio per chi non ha ancora l'abbonamento a Netflix, o comunque per chi magari non si è ancora comprato il gioco
di Call of Duty, l'ultimo Call of Duty. Andrete comunque a fare centro secondo me, anche prendendo magari una tessera di GameStop, se a questo ragazzo piace magari invece nei videogiochi. Andrete magari invece a se magari piacciono, non so, i profumi, perché ci sono molti ragazzi comunque a cui piacciono molto i profumi, quindi magari prendete magari una bella confezione di profumo, che adesso ci sono anche tutti i cofanetti. Poi potete anche scegliere magari qualche regalo che riguarda qualche bella foto fatta assieme, o comunque questo per quanto riguarda sia il ragazzo che le amiche, fare una sorta di collage di foto con tutte le vostre foto, secondo me è una cosa molto bella, secondo me piace come regalo. Cioè alla fine i regali dove sono personalizzati, quando li vedono, io preferisco i regali che quando li vedono dicono questa persona ha pensato a me per fare il regalo, non l'ha fatta così tanto per, capito? Quindi secondo me è una bellissima cosa. Per questo vi posso consigliare il sito con cui sto collaborando io, che si chiama La Lab, e questo è veramente un sito bellissimo. Anche qui troverete comunque gli sconti, andate a vedere il mio ultimo video per sapere di più appunto sui codici sconti che ci sono adesso, e lì ci sono un sacco di cose troppo belline per quanto riguarda le ispirazioni per i regali di Natale. Lì veramente potete sbizzarrirvi voi, ci sono i calendari, ci sono comunque i fotolibro tipo quello che mi è arrivato appunto a me. E questi sono carinissimi assolutamente. Quindi per quanto riguarda i regali personalizzati, io sono una persona che adora regali personalizzati sinceramente. Vi parlerò sempre di trucchi, perché comunque a me piacciono molto i trucchi, mi piace regalare trucchi, mi piace comunque fare anche regali che riguardino trucchi ovviamente. E quindi per quanto riguarda invece magari qualche altro vostro amico o amica che ha una casa nuova, o comunque sta andando a convivere, o magari è universitario e sta convivendo, sta dividendo comunque la casa con qualcuno, quindi quindi gli servono magari delle cose per la camera, delle cose dello stesso personalizzate, tipo a me piacciono molto le candele, una candela comunque bella profumata, soprattutto quelli della Yankee sono regali quasi sempre super apprezzati, soprattutto se sapete che il profumo comunque può piacere a quella persona, quindi secondo me sono regali azzeccatissimi anche quelli. Poi fatemi pensare, qualche altro regalo comunque carino potrebbe essere anche... a me sinceramente piacciono molto anche i regali fatti a mano, per esempio se sapete fare qualcosa anche voi con le vostre mani potete tranquillamente farlo. Ci sono le mie due amiche per esempio appunto che mi hanno regalato per il compleanno due cose fatte da loro, cioè secondo me comunque le cose che fate anche voi con le vostre mani, se avete questa predisposizione, se avete questa creatività e siete brave o comunque cioè, vi impegnate, secondo me sono cose che sono carinissime da regalare, perché sono super super personalizzate appunto per quella persona. Io personalmente a me piacciono tantissimo queste cose. Per chi invece magari si muove all'ultimo, vuole fare i regali all'ultimo, io quello che consiglio di più, e magari anche in profumeria, i cofanetti. Ci sono tantissimi cofanetti, io li ho visti l'altro giorno sul direttamente sono passata appunto da Sephora, ci sono i cofanetti, ma ci sono anche una cosa che ho visto molto carina, sia da OVS anche, che ci sono i cofanetti tipo di bagnoschiuma, di creme, che io sono quelle cose che se me le regali proprio vai a colpo sicuro, perché a me piacciono queste cose. Quindi da questo punto di vista quasi a tutte le ragazze comunque piacciono questi tipi di cofanetti, e soprattutto se sono anche cose piccoline o sfiziose, tutte colorate, ci sono cose particolari. Per esempio ho visto cose che da OVS mi pare che ci fossero dei muffin disegnati o altro, c'era il omino biscottino, cioè a me piacciono molto queste cose per esempio. Oppure comunque alla Sephora ho visto anche il calendario dell'avvento beauty, questa è una cosa che sta andando tantissimo da un paio d'anni a questa parte. Il calendario dell'avvento beauty costava 39,99, quello veramente è un bel regalo. È che ovviamente se lo regalate per Natale, ovviamente la persona deve scartare direttamente tutto. Sarebbe bello comprarlo proprio all'inizio di dicembre, regalarlo all'inizio di dicembre, perché ogni giorno appunto bisogna aprire la casellina del giorno e c'è una cosa beauty differente. E ho visto che lì c'è un po' di tutto, ci sono dei mascara, delle matite, delle creme, dei saponi per il bagno, poi delle cose da sciogliere, lo stesso per quando fai il bagno appunto. Poi ci sono anche altre cose per il viso, cose per le unghie, c'era un po' di tutto, ho controllato. Se siete comunque curiose, controllate sul sito della Sephora, perché c'è veramente di tutto lì, veramente io mi sbizzarrisco. E poi soprattutto se volete acquistare magari nel sito della Sephora, visto che ormai io sono proprio, ho già acquistato un paio di volte, sicuramente qualcuno anche di voi avrà già acquistato, vi danno fanno scegliere anche bellini, i campioncini, almeno ve li fanno scegliere, che è una cosa molto carina. Ci sono anche le mini maschere, i mini primer, i mini mascara, le mini creme per le mani, cioè sono cose con
comunque troppo carine. E sul loro sito ci sono troppe, troppe idee regalo. Cioè, veramente, per una ragazza a cui piace il beauty, a cui piace il make-up, secondo me assolutamente va a colpo sicuro, anche comprando magari sul sito. E soprattutto vi arriva dopo veramente poco, anche sul sito, tipo 2 giorni lavorativi. Quindi non andrete a spendere tempo. Quindi, ragazzi, io veramente mi sono un pochettino dilungata, lo so, non so quanto durerà questo video. Spero di avervi dato qualche spunto, soprattutto. Spero di esservi stata utile in qualche modo, me lo auguro almeno. Vi mando un bacione grandissimo, mi raccomando aggiungetemi subito anche su 21 Buttons, perché sono anche lì adesso, quindi aggiungetemi direttamente in tante, cliccando sempre Carletta 22, tanto lo sapete ormai che vi chiamo dappertutto Carletta 22, anche su Instagram Carletta 3 basso 22 sul nuovo contatto, su Facebook sono Carletta 22 fanpage. Vi aspetto in tantissime, anche iscrivetevi in tante se vi è piaciuto tanto il video, mettetemi tanti mi piace. Un bacione al prossimo video.